Attenzione, ci concentriamo adesso sulle fasi iniziali della partenza, tutto pronto per il via del Gran Premio, scatta bene Webber, scatta bene anche Vettel che lo passa, Vettel in prima posizione, Webber secondo, attenzione, Alonso riesce a mantenere la terza posizione, tutto ok in questo tratto iniziale, Vettel ha passato Webber ed è in prima posizione, adesso Alonso prova l'attacco all'esterno nei confronti del pilota australiano, prova ad infilarsi anche dietro la McLaren di Jenson Button che è già in quarta posizione, ancora Alonso sull'esterno, sulla parte bagnata. Molto pericolosa questa fase del Gran Premio con il pilota della Ferrari che sta cercando in tutti i modi di farsi vedere negli specchietti della Red Bull, mentre Vettel prende già un discreto vantaggio. Siamo nel punto in cui adesso si solleva parecchia acqua perché il tratto bagnato del circuito, il tratto bagnato della pista di Silverstone, primo giro, dunque Vettel al comando del Gran Premio, Webber in seconda posizione, Alonso con la Ferrari in terza posizione davanti a Jenson Button che è quarto davanti a Felipe Massa, sesto di resta Hamilton, è risalito fino alla settima posizione, guadagnato tre posizioni pilota inglese della McLaren. Adesso siamo nel tratto dove c'è parecchia acqua, i piloti dunque alzano il piede dell'acceleratore, poi rettilineo e staccata in fondo a destra, e per ora nessuno ha commesso errori e dunque la gara prosegue regolarmente con Alonso, lo ricordiamo, in terza posizione alle spalle di Vettel e Webber che dunque comandano il Gran Premio d'Inghilterra. C'è stato il sorpasso proprio all'inizio da parte di Vettel nei confronti di Webber che è partito male, ha subito il pilota australiano anche l'attacco di Fernando Alonso che per un paio di curve all'esterno ha provato a passarlo ma non c'è riuscito, Alonso ha preferito non correre i rischi ed accontentarsi così della terza posizione. Ecco, adesso siamo in un punto del tracciato in cui la pista è abbastanza asciutta e prova l'attacco Lewis Hamilton nei confronti della Force India di resta, l'attacco all'esterno riesce, entra Hamilton e dunque ora in sesta posizione alle spalle della Ferrari di Felipe Massa e abbiamo dunque le due Red Bull al comando con Vettel e Webber, Alonso in terza posizione davanti alla McLaren di Button, l'altra Ferrari, quella di Massa, è davanti all'altra McLaren, quella di Hamilton, dunque Red Bull, Ferrari e McLaren occupano le prime sei posizioni davanti le due Red Bull e poi in posizioni miste una Ferrari, quella di Alonso, una McLaren, quella di Button, un'altra Ferrari, quella di Massa e un'altra McLaren, quella di Lewis Hamilton. A seguire di resta Kobayashi, Schumacher in nona posizione, Maldonado è scivolato in decima posizione, poi troviamo Sutil, Rosberg, Perez, Heidfeld, Petrov, Alghersari, Buemi, Kovalainen, Barrichello, Glock, Liuzzi e Trulli in quart'ultima e terz'ultima posizione, poi D'Ambrosio e Ricciardo. Tutto questo nel terzo dei 52 giri in programma del Gran Premio d'Inghilterra, le due Red Bull davanti, attenzione Hamilton, prova il sorpasso nei confronti di Jenson Button, del compagno di squadra, scatenato Lewis Hamilton, si porta in quinta posizione, adesso addirittura va ad insidiare anche quella di Felipe Massa, grande prestazione in questa parte iniziale del Gran Premio da parte di Lewis Hamilton che dunque partendo dalla decima posizione dopo due giri già si ritrova in sesta posizione davanti al compagno di squadra e alle spalle di Felipe Massa, dunque occhio ad Hamilton scatenato qui sulla pista di Silverstone, la linea può tornare a Roma, Alonso ha guadagnato ancora e adesso è a soli 2 secondi e mezzo da Mark Webber, dunque la Ferrari di Alonso torna in corsa per la vittoria perché a metà gara quando mancano 26 giri esatti alla conclusione del Gran Premio ne sono stati fatti altrettanti, Alonso è a soli 6 secondi da Sebastian Vettel e a soli 2 secondi e mezzo da Mark Webber, dunque si comincia davvero a fare sul serio. In questo momento infatti Alonso si ferma, decide di fermarsi dunque perché si è fermato anche Vettel, scelta conservativa da parte della Ferrari, secondo me hanno fatto bene perché comunque visti i tempi, attenzione, problema per Vettel, Alonso passa davanti, problema per Vettel nel pit stop e Alonso è passato davanti in prima posizione, dunque la Ferrari di Fernando Alonso perché Vettel ha avuto dei problemi, molto importante il sorpasso di Alonso ai danni di Vettel che è ripartito con almeno 3-4 secondi di ritardo nei confronti della Ferrari del pilota spagnolo e anche Webber è dietro, anche Webber è dietro, Webber che aveva effettuato la sosta, dunque Alonso in testa al Gran Premio d'Inghilterra, Alonso in testa al Gran Premio d'Inghilterra davanti a Lewis Hamilton e davanti alle due Red Bull di Vettel e Webber, situazione completamente capovolta, un problema nel pit stop di Sebastian Vettel, Alonso ne ha approfittato e adesso in testa la gara con le gomme nuove così come le hanno tutti gli altri, dunque scelta indovinatissima quella della scuderia di Maranello di fermarsi ai box assieme a Sebastian Vettel che poi ha avuto qualche problemino, cambia completamente dunque la situazione, ribaltone al 28esimo dei 52 giri in programma, Fernando Alonso con la Ferrari è il nuovo leader del Gran Premio ma attenzione perché è incollato al suo alettone posteriore, sta arrivando adesso Lewis Hamilton, poco più dietro ci sono le due Red Bull, attenzione Hamilton ha le gomme più calde rispetto a Fernando Alonso che è appena uscito dai box, Hamilton invece in pista con le gomme nuove già da 3 giri e dunque sono sicuramente
più competitive le gomme di Lewis Hamilton, almeno per un altro paio di giri. Alonso deve riuscire a stringere i denti e ad evitare l'attacco di Lewis Hamilton, anche se sarà molto difficile perché Lewis Hamilton può contare sull'ala mobile e posteriore. Se Alonso riuscirà a resistere un paio di giri agli attacchi di Lewis Hamilton, può davvero vincere il Gran Premio d'Inghilterra. Alonso dunque in testa, sta riuscendo a resistere a Lewis Hamilton, è riuscito a mandare in temperatura le gomme e dunque adesso è in una posizione ottimale, anzi addirittura ha guadagnato qualcosa in questo ultimo giro, ha guadagnato circa un secondo nei confronti di Lewis Hamilton, che adesso anziché puntare nel mirino Fernando Alonso deve assolutamente guardare negli specchietti, sia quello destro sia quello sinistro, perché stanno arrivando dietro di lui Vettel e Webber con le due Red Bull. Il Gran Premio avvincente soprattutto nella lotta per il secondo posto tra Hamilton e Vettel, ma vi diciamo la notizia più importante: Fernando Alonso sta volando con la sua Ferrari in testa al Gran Premio e ha un vantaggio ormai di quasi 10 secondi sui piloti che inseguono, ovvero su Vettel e Lewis Hamilton, che hanno ingaggiato un duello bellissimo davvero, con Vettel che è arrivato quasi a un millimetro dall'alettone posteriore della monoposto di Lewis Hamilton, provando ad attaccarlo, ma non c'è riuscito e poi si è fermato per montare le gomme, per effettuare un altro cambio di gomme, se non sbaglio. Incrociamo ovviamente le dita, si sta avvicinando la prima vittoria stagionale per la Ferrari e per Fernando Alonso, che l'anno scorso aveva ottenuto 5 vittorie, momento importantissimo di questo Gran Premio. Ecco, questa era una comunicazione via radio a Lewis Hamilton, è vero che la benzina sulla sua monoposto sta finendo e gli hanno detto: vedi cosa puoi fare, cerca di limitare il consumo di carburante, ma al tempo stesso anche di non farti passare da Webber. Beh, gli possono anche chiedere di andare sulla Luna, fanno prima, perché insomma non è poi così semplice tenersi dietro una Red Bull quando via radio gli dicono che hai poca benzina e potresti rischiare di non arrivare sul traguardo. Credo che Hamilton lascerà il terzo posto a Mark Webber e si porterà a casa dei punti, non dico importanti, ma comunque che servono sempre a muovere la classifica, soprattutto nei confronti del suo compagno di squadra che in questo momento lo precede. Sappiamo quanto in Formula 1 conti per un pilota all'interno del team avere il predominio nei confronti del compagno di squadra. Hamilton usa tutti i suoi trucchetti per cercare di impedire il sorpasso di Mark Webber. Ricordiamo che in testa alla gara c'è la Ferrari di Fernando Alonso, che continua a girare come un pazzo lì dentro alla sua Ferrari, nel senso sportivo ovviamente, pazzo di gioia, di felicità, perché sta per arrivare. Nel frattempo ecco il sorpasso di Webber ad Hamilton, che non oppone resistenza più di tanto, anche se cerca in qualche modo di disturbare il rientro della curva il pilota australiano, e quindi sorpasso compiuto da parte di Mark Webber, che va a prendersi il podio, anche se mancano ancora 5 giri alla conclusione della gara, ma diamo per sicuro ormai il terzo posto di Webber, visto che Hamilton ha i problemi di benzina che vi abbiamo anticipato poco fa nel dialogo via radio con Mark Webber. Dunque primo Alonso a 16 secondi, pensate un po', c'è la Red Bull di Vettel, impensabile alla vigilia di questo Gran Premio prevedere una Ferrari non solo vincitrice della gara ma con questo distacco nei confronti della Red Bull. E ricordiamo che comunque Alonso e Vettel nella penultima sosta, quando Vettel ha avuto il problema alla gomma, sono partiti praticamente quasi insieme, c'era un distacco di appena 2-3 secondi, adesso è aumentato a 16, quindi vuol dire che la Ferrari con l'ultimo treno di gomma è andata davvero alla grande, ma era andata alla grande anche all'inizio della gara. E se non ci fosse stata l'acqua all'inizio, che ha bagnato la pista e che ha praticamente mischiato un po' le carte in tavola nei primi 20 giri, credo che adesso il distacco di Alonso nei confronti di Vettel sarebbe attorno al mezzo minuto. Dunque grande dimostrazione di forza, attenzione Massa via radio. Webber passed Hamilton. They just confirmed on the radio again that he may not finish the race with the fuel. So there's 7 laps to go. Ecco, hanno detto a Massa, hanno comunicato a Massa che Webber ha superato Hamilton e che Hamilton ha problemi appunto con la benzina e potrebbe anche non finire il Gran Premio. Quindi in sostanza hanno comunicato a Felipe Massa, insomma, di spingere, perché potrebbe anche arrivare un quarto posto per lui, punti importanti per la Coppa Costruttori della Ferrari, che ovviamente cerca anche di soffiare il secondo posto nel mondiale alla McLaren. Impensabile adesso pronosticare un'eventuale vittoria della Coppa Costruttori con la Red Bull, che fa tutti
tutti questi punti. Insomma, bisogna pensare per gradi. Adesso la Ferrari sta per portare a casa il primo successo stagionale, già questa è una cosa importantissima. Bisogna pensare al secondo posto in classifica, nella classifica generale, quindi bisogna fare i conti su Hamilton, Webber e Button. Button si è ritirato, Webber in questo momento è in terza posizione, quindi Alonso guadagna punti importanti nella classifica piloti, la Ferrari guadagna punti importanti nella Coppa Costruttori. Bisogna in questo momento pensare al secondo posto, poi una volta che la Ferrari sarà seconda in classifica si faranno due conti, si vedrà un attimo come sarà la situazione. Con questo potenziale, insomma, il mondiale è lungo, qualche piccola speranza possiamo di nuovo rimetterla in, in pista. Giulio, mancano... una considerazione proprio che va, sì, credo, a confermare quanto è detto sin qui, perché il sorpasso c'è stato, sì, nel pit stop, l'errore del team della Red Bull, però in effetti oggi la Ferrari sta dimostrando veramente grande competitività, quindi a prescindere dall'errore credo che sarebbe stata comunque una gara a portata di Alonso. Sì, 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 lo abbiamo detto, cioè se non ci fosse stata la pioggia all'inizio, se non ci fosse stata la pista bagnata, in cui la Ferrari sicuramente ha sofferto. Qui è Rosberg che si lamenta via radio delle gomme. Dicevamo, se non ci fosse stata la pioggia all'inizio, la pista umida, sicuramente Alonso non avrebbe sofferto nella parte iniziale della gara, in cui aveva un distacco anche di circa 10 secondi dalle due Red Bull, avrebbe preso subito in mano la situazione e se ne sarebbe andato. I tempi sul giro della Ferrari qui sono nettamente superiori a quelli della Red Bull, 17 secondi di vantaggio in questo momento su Vettel accumulati negli ultimi 15 giri, quindi vuol dire che la Ferrari sta davvero navigando alla grande. Le condizioni sono le stesse per tutti, perché in questo momento la pista è gommata nello stesso modo per tutti quanti, le gomme sono morbide per tutti, le hanno cambiate nello stesso giro, quindi vuol dire che la Ferrari davvero è tornata a volare ed è tornata a competere, insomma, per la vittoria con i migliori, leggesi ovviamente Red Bull. E ne mancano soltanto tre alla conclusione del Gran Premio d'Inghilterra. Fernando Alonso su Ferrari è al comando della gara, un vantaggio di 19 secondi nei confronti di Vettel, non ne vuole sapere Alonso di darsi una calmata, vuole spingere, vuole umiliare quelli della Red Bull che stanno dominando il mondiale, vuole lanciare un segnale importante. Stracciata la McLaren e stracciata anche la Red Bull in questa gara, in questo Gran Premio d'Inghilterra, indubbiamente ripetiamo, un segnale importantissimo che fa uscire dalla crisi in modo definitivo la scuderia di Maranello, che aveva attraversato un inizio di mondiale davvero tormentato con un disastro letteralmente in avvio di campionato, con prestazioni pessime, addirittura il doppiaggio subito da Fernando Alonso nel Gran Premio di Barcellona. Adesso invece sta arrivando una vittoria schiacciante nei confronti della Red Bull, 20 secondi il vantaggio, ripetiamo, di Alonso nei confronti di Vettel. Nel frattempo Hamilton continua a difendere la sua quarta posizione nonostante i problemi di carburante, Massa si trova a circa 4 secondi di distacco e potrebbe portargli via la quarta posizione, perché si sta avvicinando sempre di più il pilota brasiliano. Dunque primo Alonso, in seconda e terza posizione in questo momento le due Red Bull, e poi troviamo Felipe Massa all'inseguimento di Lewis Hamilton. Concentriamoci dunque su quest'ultimo duello della gara, quando mancano due giri alla conclusione del Gran Premio. Felipe Massa ha girato in 1.35.4, Hamilton ha girato in 1.38.4, ha perso addirittura 4 secondi nell'ultimo giro e dunque Lewis Hamilton è in difficoltà. Vediamo il primo settore, 30.6 per il pilota inglese della McLaren, 29.9 per Massa, che guadagna poco meno di un secondo, in questo momento il distacco è di 4 secondi e quindi Massa, insomma, deve cercare di spingere un po' di più per arrivare lì a Lewis Hamilton, anche se ovviamente quello che vi diciamo è puramente teoria, perché ovviamente lì i piloti all'interno della monoposto non è che spingano poco, spingano tanto, sono sempre al massimo e sono sempre abituati a spingere il piede sull'acceleratore e a rischiare qualsiasi cosa in curva, cosa che non dovrebbe fare adesso Fernando Alonso, visto il vantaggio che ha nei confronti di Vettel, ripetiamo, vicino ai 20 secondi quando mancano soltanto due giri alla conclusione del Gran Premio. Ovviamente, se non sbaglio, Zauli, era prevista l'onda verde che slitterà soltanto tu vai tranquillo fino alla bandiera scacchi ovviamente quel...
gli ascoltatori, gli automobilisti che in questo momento magari staranno facendo il tifo per Alonso dovranno aspettare soltanto qualche minuto di pazienza, perché vi dobbiamo raccontare fino in fondo di questo trionfo della Ferrari di Fernando Alonso, che si sta andando a prendere il successo nel Gran Premio d'Inghilterra, che peraltro la Ferrari non conquistava dal 2007 con la vittoria di Kimi Raikkonen, campione del mondo proprio in quella stagione, prima dello sfortunato 2008 e soprattutto 2010 in cui la Ferrari ha perso il mondiale proprio all'ultima gara. Attenzione adesso, derby in famiglia tra Webber e Vettel, l'attacco all'esterno da parte di Webber che attacca il compagno di squadra, Vettel che lo chiude, rischiano addirittura il contatto i due, clamoroso derby in famiglia tra Vettel e Webber che adesso insiste e si riaccoda ancora il pilota tedesco. Chissà se via radio adesso non gli dicano qualcosa ai due piloti. Ricordiamo l'anno scorso in Turchia il clamoroso incidente proprio tra Vettel e Webber che di fatto mise in discussione non solo la loro presunta amicizia, non solo il loro rapporto all'interno del team, ma per come era andato il mondiale avrebbe potuto anche decidere quell'incidente in Turchia il campionato del mondo a favore della Ferrari. Webber ha provato ad attaccare Vettel, non c'è riuscito, è stato anche bravo nell'alzare il piede dell'acceleratore proprio all'ingresso della curva, della prima delle curve Becketts, per evitare il contatto e l'incidente, ma si fa vedere ancora negli specchietti. Mark Webber vuole dimostrare a Vettel che in questo Gran Premio lui è stato superiore, perché oltre ad ottenere la pole, seppur con soli 3 centesimi di stacco, adesso proprio nel giro conclusivo l'ho attaccato e poteva attaccarlo fino alla fine, e gli ha praticamente voluto far capire che lui non è da meno, almeno in questa gara. Nel frattempo ultimo giro per Fernando Alonso che davanti a sé ha dei doppiati, mentre Felipe Massa si sta avvicinando sempre di più a Lewis Hamilton e potrebbe soffiargli il quarto posto in questo finale. Nel frattempo attenzione, ci riprova Webber perché può sfruttare l'ala mobile posteriore, si fa vedere negli specchietti, curva a sinistra, non lo attacca però si fa vedere, probabilmente tra poco porterà l'ultimo attacco nei confronti del compagno di squadra, visto che il vantaggio in classifica è di 77 punti e un eventuale sorpasso potrebbe ovviamente avvicinare Webber al compagno di squadra anziché allontanarlo. Vediamo ancora, ci riprova Webber, nel frattempo ci prova anche Felipe Massa con Lewis Hamilton proprio all'ultimo giro, mentre Alonso si va a prendere la vittoria del Gran Premio d'Inghilterra. Ci sono queste due sfide, questi due duelli ravvicinati tra Webber e Vettel per il secondo posto, Massa ed Hamilton per il quarto posto. Ultime curve nel frattempo per Fernando Alonso che già nel terzo ed ultimo settore e tra poco taglierà il traguardo. Webber via radio. Mark, you need to maintain the gap. Maintain the gap. Gli hanno detto qualcosa sulla... Attenzione, Alonso va a tagliare il traguardo nel frattempo e vince il Gran Premio d'Inghilterra. La Ferrari torna a vincere il Gran Premio d'Inghilterra dopo 4 anni, ma soprattutto si aggiudica la prima vittoria stagionale. Nel frattempo Vettel davanti a Webber, ecco qui taglia il traguardo Sebastian Vettel, mentre Massa passa Hamilton e c'è un contatto tra i due. Hamilton prova a resistere, ancora Massa all'esterno, ruota, ruota, i due piloti stanno tagliando il traguardo praticamente al photo finish e ce la fa Lewis Hamilton davanti a Felipe Massa. Che duello finale tra Hamilton e Massa. Difende la quarta posizione il pilota della McLaren, lo affianca Massa, lo guarda come a dire tu sei un pazzo. Comunque questo è l'ordine d'arrivo del Gran Premio d'Inghilterra, vince la Ferrari di Fernando Alonso, prima vittoria stagionale per la rossa di Maranello, secondo Vettel, terzo Webber, quarto Hamilton, quinto Massa, sesto Rosberg. È tutto da Silverstone, la linea a Roma, ci risentiamo più tardi.